Ero abbastanza abituato ormai a farvi uscire un video un po' più discorsivo prima delle pagelle. Video della partita, video discorsivo della mattina come risveglio e poi le pagelle. Dato che abbiamo giocato di sabato a mezzogiorno e mezza, che domani sarà la vigilia di Natale, ci teniamo il video discorsivo per domani e vi porto oggi le pagelle. Quindi un piccolo cambio nel palinsesto necessario per via di quella che è stata la calendarizzazione della Serie A in questa giornata. Tra l'altro l'Inter non l'ho ancora vista, non ha ancora giocato, in questo momento non è ancora terminata nemmeno Bologna-Atalanta, sono 0-0. Quindi non voglio parlare delle classifiche, delle cose, niente, voglio parlare soltanto di quella che è stata la prestazione dei giocatori della Juventus e di Massimiliano Allegri in questa partita vinta prima di Natale. Vi ricordo ovviamente che trovate qui sul canale anche il video a caldo, quindi il post partita più immediato, quello che ho registrato subito dopo aver udito il triplice fischio da parte dell'arbitro, e vi ho caricato pure una piccola clip dove impazzisco la live reaction al gol di Yildiz. Non perdetevela perché veramente ho fatto delle facce. C'è mio padre che continua a mandarmi gli screen delle facce che ho fatto in privato su WhatsApp. Non lo so, si vede che lo diverte, non ne ho idea. Quindi vi chiedo un supporto, un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale. Siamo sotto Natale, fatemi un regalo, a voi non costa niente, ma per il canale ovviamente è un grandissimo supporto. E ringrazio tutti i ragazzi che si sono pure abbonati e che queste pagelle le stanno vedendo ovviamente in anteprima, come tutte le volte. Allegri, voto 5,5. No, non arriviamo alla sufficienza e vi spiego il perché. Primis, non mi è piaciuta la gestione del cambio offensivo. Di questo avevo già parlato all'interno del video, nel post partita, e credo che togliere Yildiz sia stata una scelta errata. Secondo me lì o toglievi Milik, se volevi togliere un attaccante, oppure andavi a giocare con il tridente. Toglievi un centrocampista e giocavi con Milik e Yildiz alle spalle di Vlahovic, che tra l'altro secondo me può essere una soluzione interessante nel 3-4-2-1. Ad ogni modo, Yildiz era, penso, l'ultimo giocatore da togliere in assoluto, anche perché, lo vedremo nelle pagelle, è l'MVP della partita, il giocatore che secondo me ha giocato meglio e si porta a casa la valutazione più elevata, ma soprattutto rimane questa sensazione di Juventus che sì, sta macinando punti, sì, sta continuando a vincere queste partite, ma no, non è destinata a durare. Cioè io tra Genova e Frosinone, se già ce l'avevo prima questa sensazione, l'ho estremizzata ancora di più. E che cos'è cambiato rispetto al passato? Che i difensori in questo momento stanno facendo più fatica, la difesa è più stressata, e quindi noi dobbiamo anche abbastanza toglierci di dosso questo sempre modo perenne di difendere in maniera passiva, perché noi addirittura il gol dell'1-1 del Frosinone lo prendiamo mentre difendiamo tutti nella nostra metà campo. E si prende gol anche così, se sbagli le letture. E non possiamo semplicemente sempre adeguarci al fatto che non prenderemo gol. Dobbiamo anche abituarci a cercare di costruire e gestire l'azione, a chiudere le partite. E finché non miglioreremo queste cose, io non avrò la sensazione di una squadra davvero forte. Sempre solo di una squadra incompiuta. Questi sono i motivi per cui, secondo me, Massimiliano Allegri oggi non arriva al 6, ma soltanto al 5,5. Quando c'è stato il momento decisivo della partita, la Juventus l'ha vinta per una differenza tecnica di giocatori, ma la differenza tattica l'ha fatta il Frosinone. Era il Frosinone che quando aveva la palla sembrava sapere cosa fare. Noi mai, mai, mai. Anche contro una squadra neopromossa, che in casa sta facendo molto bene, che ha eliminato il Napoli dalla Coppa Italia. Però noi contro qualsiasi squadra, quando abbiamo la palla, sembriamo sempre la squadra meno pronta ad affrontare i momenti della partita. Lavoriamoci, però sul serio. Ci lavoreremo? Per me no. Però finché non la miglioriamo sta cosa, devo evidenziarla, devo dirla, perché è un limite, un difetto di questa squadra qua. Voto 6,5 a Szczęsny. Paratona su Arruy. Forse prendeva la traversa? Può essere, però una parata molto molto importante. Voglio fermarmi un attimo su Szczęsny, perché quando eravamo in live, un ragazzo mi ha chiesto: ma secondo te ci sono delle colpe di Szczęsny sul gol? Ora, io ho sempre detto che lato portiere posso semplicemente dire la mia opinione, ma dato che non sono un portiere, vale davvero molto poco. Però sono andato a rivedermi l'azione. Io vedo un Szczęsny che esce per un motivo. È saltata la posizione non solo di Kostic, ma pure quella di Danilo, e quindi ci si ritrova con Bremer che deve praticamente difendere contro due giocatori. Se Szczęsny non esce, Bremer si ritrova nella condizione di doverne marcare due, quello che ha la palla e quello che può ricevere la palla. Allora Szczęsny esce per cercare di dare questa superiorità, no? Di andare a pareggiare questa inferiorità. Però
e dice: l'unico modo che ho di subire gol è che lui la incroci davvero bene una palla bassa, che è esattamente quello che fa Baez. Secondo me l'errore non è di Szczęsny, cioè l'errore è macro e Szczęsny prova a metterci una pezza nel modo possibile. Poi vorrei sapere l'opinione di quelli che sono portieri, hanno giocato in porta, sono preparatori portieri o sono difensori che hanno giocato in categoria e quindi sanno bene leggere questa azione. Io l'impressione che ho avuto è questa: un tentativo estremo di Szczęsny di cercare di pareggiare quell'uscita a vuoto dei due suoi compagni. Voglio dare voto 5,5 a Bremer, perché Bremer non mi è piaciuto tanto. Sto iniziando a sentire un Bremer scricchiolante, ok? Se nelle ultime gare invece avevamo avuto una ripresa di Bremer dal punto di vista anche fisico, oggi l'ho visto scricchiolante, oggi l'ho visto un po' più in difficoltà, anche in cose banali, in cose semplici, l'ho visto farsi superare dai giocatori, l'ho visto non intervenire in determinate situazioni. Non il migliore dei Bremer, forse stava già pensando a cosa mangiare alla cena della vigilia domani sera. Male Danilo, e purtroppo da quando è tornato Danilo non ha ancora trovato quella continuità di 2-3 partite, una partita e mezzo in cui dici: cavolo, finalmente, meno male che è tornato Danilo. E quindi, cioè, paradossalmente con Rugani subivi decisamente di meno. Forse in questo momento Danilo non sta così tanto bene. È tornato, sì, ok, non ha più male, va bene, però se non è al 100% fisicamente o mentalmente, forse è il caso di non insistere su questa linea, dato che per fortuna hai anche la possibilità di far giocare un giocatore come Rugani, che quando c'è stato, quando l'hai messo in campo, sempre risposto presente. Quindi secondo me dei ragionamenti vanno fatti, perché sul gol che prendiamo, secondo me la grande colpa è di Kostic, che dorme, e Danilo che non segue, non va a dare una mano, o comunque lo fa in ritardo, e quindi espone doppiamente la Juventus. Secondo me il gol che prendiamo è una roba di questo tipo. E poi c'è Alessandro che gli dai 6, cioè penso che sia un 6 d'ufficio, un 6 politico, perché gioca 27 minuti, mi pare, forse una mezz'ora scarsa. Anche qua, giocatore, purtroppo Alessandro ormai che è arrivato alla fine del percorso Juve, secondo me non è nemmeno in grado più di dare una continuità, una sicurezza fisica. E non stiamo parlando di un quarantenne, stiamo parlando di un giocatore del 91, quindi poco più di 30 anni, però siamo arrivati a quel punto in cui si fa molta fatica. È entrato Gatti al posto appunto di Alessandro, si prende 6 pure lui, una partita normale, una partita da ex. Non ho niente da segnalare su Gatti, onestamente, che è stato innocente, no? Sul gol subito dalla Juventus, un gol che veniva dalla parte sinistra della Juventus, quindi lui non c'era perché era dalla parte destra. Voto 6 a Cambiaso, che era diffidato, ha preso il cartellino giallo e quindi sarà squalificato con la Roma. E ragazzi, qua sarà tosta, perché Cambiaso è un giocatore molto importante per la Juve oggi, molto dentro il campo per lasciare l'esterno a McKenny. È stata preparata questa partita per andare sempre più sull'esterno, per andare a giocare con gli inserimenti di Kostic da una parte e di McKenny dall'altra, proprio perché Cambiaso andava praticamente a fare il regista insieme a Locatelli. E perdere Cambiaso sono dolori dal punto di vista tattico, e quindi sono molto molto curioso. Banalmente, ci sarà UEA se hai 90 minuti nelle gambe? D'accordo, però si perdono tante opzioni senza Cambiaso. Voto 7 McKenny, e voglio veramente evidenziare come sia stato uno dei migliori in campo. Poi ci ha messo l'assist, poi ha preso una traversa, però lui sempre propositivo, sempre lì che si mette a disposizione per i compagni, sempre pronto ad aiutare, avanti, indietro, dentro il campo, esterno. Giocatore clamoroso è diventato McKenny è diventato un giocatore clamoroso, e con Cambiaso ti permette di fare tanti bei giochini interessanti dal punto di vista tattico. Come dicevamo prima, una volta è lui che si inserisce nella mezzala, una volta è lui che si allarga, una volta è lui che gioca da centrocampista, una volta è Cambiaso che va a dettare i tempi. Quindi tanta roba questa possibilità della Juventus sulla corsia di destra. Poi per me McKenny e Cambiaso sono i due che dovrebbero giocare titolari sulle due corsie. Poi
adesso Cambiaso è squalificato, d'accordo, con la Roma non possiamo farlo, ma in generale sono quelli che secondo me hanno dato più spunti, proprio se si parla di giocatori che hanno giocato sull'esterno nella Juventus nel 3-5-2. Voto 5 Locatelli, non è stata una gran partita Locatelli, che si è anche fatto male, al suo posto è entrato Nicolussi. In realtà Locatelli aveva fatto due o tre belle aperture e mi è piaciuto da quel punto di vista. Ha fatto anche una partita di lotta, però quando poi la partita diventa davvero tosta, io lì lo vedo mancare Locatelli. Vedo che tira indietro invece che andare in avanti. Secondo me questo è un limite che ha Locatelli. Secondo me non è stata una gran partita, anche se nel primo tempo ci sono state due o tre volte in cui ho proprio detto bravo Locatelli, che è andato a dare quella palla così, ha fatto quella cosa così. Poi in generale ragiono sulla prestazione di Locatelli e dico no, non è stata sufficiente. Poi non lo so, magari sono un po' troppo cattivo io. Al terzo anno di Juve credo che sia necessario cercare di dare anche un qualcosina di più. Voto 6 a Rabiot, non una partita meravigliosa di Rabiot, però è tornato e si è sentito, dico così perché nella partita di Genova si era proprio vista questa mancanza di fisicità e anche di tecnica da parte di Rabiot, che ha ripulito diversi palloni. Non la partita migliore del mondo per Rabiot, perché sappiamo che può fare diverse cose, però mancava, oggi c'era e si è vista la differenza con un Miretti che l'ultima volta invece ha fatto una partita, lasciamo perdere. Voto 4 a Kostić, ecco qua invece voglio essere cattivo apposta. Qualcuno continua a dirmi che io ce l'ho con Kostić nei commenti. Oggi lo boccio definitivamente, oggi lo boccio alla grande, perché la partita di Kostić di oggi è veramente qualcosa di indescrivibile. Sbaglia tutto quello che può sbagliare, cioè sbaglia difensivamente, perché sul gol prendiamo quell'imbucata proprio perché viene a mancare quello spazio, quella difesa da parte di Kostić, che non segue il suo uomo, parte dovendo difendere contro Pollirola, che è sicuramente più difensivo, è praticamente un terzino, e Baez invece è molto più offensivo, però poi non lo segui, lo perdi, metti in difficoltà tutta la squadra e prendi un gol così. Yıldız dà un pallone delizioso a Kostić nel primo tempo, sbaglia lo stop e quindi perdiamo la possibilità di andare a concludere la rete. Ci sono state due volte che Kostić aveva l'occasione per tirare in porta e due volte ha fatto la scelta sbagliata, anche in maniera molto goffa. Kostić in questo momento, ragazzi, non merita di giocare titolare nella Juventus. Voto 4, stop, non c'è altra discussione. E infatti cosa fa Allegri appena prendiamo gol? Lo cambia. Troppo tardi, mister, perché il gol lo prendiamo proprio per quello e siamo andati a metterci in difficoltà estrema proprio perché questo giocatore da tanto tempo a questa parte non sta più regalando le prestazioni che ha regalato invece l'anno scorso. Stesso discorso che ho fatto per Danilo prima. Se questi giocatori non stanno bene, non è che se hanno il nome e hanno il posto da titolare assicurato. È giusto anche panchinarli i giocatori quando non stanno bene. 8-5 mezzo Milik. Tanto lavoro aereo anche, se vogliamo. E poi secondo me gli è mancato avere di fianco un riferimento quando giocava con Yıldız. Ha fatto un po' più fatica perché tutti e due sono giocatori che tendono a svuotarla l'area di rigore. Sono due giocatori che vengono a prendersi il pallone perché hanno voglia di fare da collegamento, da collante tra il centrocampo e l'attacco. Non una grandissima prestazione secondo me da parte di Milik, che gioca titolare, e secondo me Milik è sempre meglio come giocatore che entra sul finale e ti ruba dei minuti preziosi se stai vincendo la partita. Questa è veramente la caratteristica migliore di Milik. Da titolare non ce lo vedo proprio benissimo, diciamo la verità. Voto 7 e mezzo Yıldız, e qua mi prendo veramente un secondo per sorridere, perché se penso in generale a tutto quello che è accaduto in questa partita sono molto nervoso, mi viene tanto da arrabbiarmi, perché sono delle cose banali, sono delle cose facili, sono delle cose scontate. Una squadra che in questo momento è seconda in Serie A, certe cose non può farsele andare bene, non può lasciarle così e basta. No, bisogna sistemarle, perché non stiamo giocando, cioè non è una cosa qua, non è solo un divertimento, no, qua è una cosa seria. Dato che siamo lì, bisogna migliorare certe cose. E quindi mi viene il nervoso. Però questo ragazzo qui è la cosa che mi fa dimenticare tutto. Cioè io i 10 minuti successivi al gol di Yıldız, la partita l'ho vista per modo di dire. Cioè, ero talmente tanto orientato in questo mondo con la pelle d'oca per vedere una roba del genere che sono stato proprio felice. Cioè proprio felice. Poi le vibes che mi tira fuori con quella lingua del Piero sono incredibili. Ha fatto due o tre progressioni, ragazzi, con la palla sempre incollata al piede, non gli si staccava mai dal piede, era sempre sotto il ginocchio, sempre
controllata, una capacità tecnica meravigliosa in quelle progressioni lì, e lo voglio sottolineare perché live ho detto la stessa cosa, la gente è iniziata a dirmi non è forte come non è il nuovo, non è né forte come non è né il nuovo, ma il modo in cui ha portato la palla mi ha ricordato Kakà, il modo in cui Kakà prendeva palla e andava su, quelle due sgorpate che ha fatto oggi Yildiz mi ha ricordato la stessa cosa, ha fatto un errore dove ha imbucato Caio Orghe, ha fatto un gol alla fenomeno, cioè non mi viene un altro modo di definirlo, un gol alla Mbappé, se proprio vogliamo, ha fatto un gol alla Mbappé, un gol da fenomeno, tante giocate mai banali anche in mezzo al campo e sempre estremamente utili per la squadra, non sfruttate anche dai compagni, mi viene spontaneo pensare e ragionare a voce alta e dire ma com'è possibile che questo fino adesso abbia fatto sempre panchina e questa sia la prima titolare? Bisogna anche cercare di mettere un po' in discussione, no? È quello che dicevo prima, non è che se Tizio, Cave e Sempronio hanno quel nome lì, hanno il posto da titolare garantito. Cioè, non è che se hai sempre giocato col 3-5-2, devi giocare sempre col 3-5-2. Cioè, puoi togliere un centrocampista, puoi, che sei anche a corto, e puoi mettere un attaccante in più, un trequartista in più. E giocare con lui e Chiesa dietro Vlahovic, secondo me non è male. Secondo me non è malissimo. Secondo me ci si può pensare, perché ti dà una qualità questo qua nelle giocate che è impressionante, che è impressionante, e toglierlo per me è stato un suicidio tecnico-tattico da parte della Juventus. Non avrei risposto alle mie azioni se non avessimo vinto oggi e dopo sostituito pure Yildiz, veramente nel momento in cui devi recuperare, togliere Yildiz per me è stata una follia priva di ogni logica, priva di ogni logica. Voto 5 a Ealing. C'è, lui c'era fisicamente, di testa no, avrà già in mente che andrà via a gennaio, non lo so, scadenza 2025, Kostić è il titolare sempre, lui non gioca mai, quando gioca entra e non fa bene, però posso anche capire, uno che non viene mai preso in considerazione, non è professionale come cosa, certo, assolutamente, questo è vero, però poi sappiamo che il calcio è fatto anche di queste cose qua, il calcio è fatto di sicurezze, di fiducia. Quando sei così sfiduciato poi sbagli tutto, e Ealing ha sbagliato tutto oggi, ha sbagliato veramente tutto. Bisogna ragionarci bene sugli esterni la casa Juve, perché lì a sinistra non riusciamo a trovare la nostra dimensione, non riusciamo a trovare la quadra in generale. Voto 6 Nicolussi, che è entrato, si è messo lì, ha fatto il suo, un paio di errori sul calcio d'angolo, ce n'è stato uno che è uscito, rientrato, però per il resto ha fatto la sua partita, un paio di errori imprecisi in alcune situazioni, però penso che la mezz'ora che si è giocato l'abbia fatta comunque abbastanza bene. E voto 7 a Vlahovic perché è entrato, ha sbagliato la cosa più banale del mondo per uno come lui in aria sul mancino, e poi ha fatto un gol incredibile in terzo tempo di testa che non è nemmeno il suo punto forte. Quanto è umorale Dusan Vlahovic? Quanto è umorale Dusan Vlahovic? Da 1 a 10, 11. Speriamo che oggi possa aver ritrovato il sorriso, la tranquillità, la serenità. Per fortuna oggi non gli ho visto fare un'esultanza polemica come con l'Inter. Bisogna mantenere i piedi per terra, in questo momento qua, capire che il momento è delicato e cercare di portarsi fuori. Gran gol di Dusan, gol importantissimo, vittoria garantita da questo gol, annullato anche un altro per fuorigioco millimetrico, bisogna continuare così. Voto 7. Guea, senza voto. Che cosa vi devo dire di Guea? Ripeto, sarà titolare con la Roma. Io Guea devo ancora inquadrarlo, cioè non ho ancora capito che giocatore è. Ha trovato poco spazio e quindi mi astengo per il momento. Con la Roma si gioca la sua carta, c'ha la sua chance, la sua possibilità. Vediamo cosa accadrà. E questo è. Vi ricordo le vostre pagelle qui sotto nei commenti, un mi piace, un'iscrizione al canale, e poi ragazzi ci vediamo domani mattina con il video della vigilia di Natale, anche sapendo un po' come sono finite le altre partite di Serie A con la classifica ferma. La speranza è sempre quella che l'Inter possa perdere dei punti per strada. Ce la farà? Impresa titanica, vediamo, poi ne parliamo. Ciao.